lassù, nel cielo o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Ciao, amore, Francesco Esca, ti voglio bene. Ah, con il succhietto te l'ho fatto, guarda. Quanto ti amo. Qui dice che non dobbiamo sottometterci a statue, a immagini che sono riconosciuti religiosi, no alle foto di nostra moglie o dei nostri figli o di nostro marito o di nostro papà o dei nostri nipoti, perché non sono religiosi. Queste foto sono personali, familiari. Ma le foto che la Chiesa Cattolica ce li fa identificare dei sono proibite. Da chi? Dalla parola di Dio, è scritta qua. Dice di non farsi sculture, idoli sono le statue. Le statue che hanno creato queste religiosità che hanno messo il nome Chiesa Cristiana Romana. Non hanno messo Chiesa Cristiana di Dio. Vedete dov'è l'errore? Chiesa Cristiana di Dio. Non l'hanno messo. Come Testimone di Geova non hanno messo il nome di Dio, hanno messo il nome di un'altra persona che si è identificato un Dio. Qui dice: non fatevi altri dei, altri dii. Questa religiosità, Testimone di Geova, saranno tutti distrutti, annientati. Tanto che i loro figli si tagliano le vene. Si buttano dal balcone, non ce la fanno più a stare dietro i familiari, perché sono diventati dei soldati manovrati come burattini. Voi non sapete dietro la religiosità dei testimoni di Geova cosa c'è. Andate in YouTube e scrivete testimoni di Geova. Chi sono, che cosa fanno e che cosa portano in questo mondo. Scrivete che vorrete capire il loro obiettivo e che cosa stanno portando in questo mondo. E troverete la vostra risposta. Testimonianze di persone uscite dai testimoni di Geova. Scrivetelo in YouTube. Loro ve lo possono dire, che sono uscite perché non ce la facevano più. La loro famiglia si stava distruggendo. Figli che si tagliavano le vene, figli che si buttavano dal balcone, figli che non potevano più andare un comune d'accordo con la mamma e con il padre perché non ce la facevano più. Questo dovete vedere. Non stare nel buio profondo. E magari qualcuno vi viene a trovare la domenica mattina che vi suona il campanello, preparatevi un secchio di piscio di tutta la famiglia e anche fateci bisognino in quel secchio e lo coprite.
E quando la domenica vi vengono a disturbare, prima domandate chi è. Quando vi dicono siamo testimoni di Geova, vogliamo parlare con lei. Andatevene in 5 secondi, altrimenti vi butto il piscio di tutta la settimana addosso. E fate 1, 2, 3, 4, 5. Prendete il secchio e glielo vuotate di sotto, se ancora sono sotto il portone. Non verranno più loro. Ne verranno altri, preparatevi sempre il secchio con la pipì e la cacca. Se avete anche la cacca del gatto, buttatecelo pure. Del cane, buttatecelo pure. Non si devono permettere di contaminare ai figli di Dio o alle creature di Dio che stanno cercando aiuto di Dio. Non c'è mescolanza con loro. Finché non escono da quella congregazione e chiedono perdono a Dio. Un figlio sta morendo e non gli danno il sangue. Lo fanno morire. Che religione è religione? Non può esistere una madre, un padre che fa morire i figli per non darci sangue. È controproducente. Adesso vengono le sorelle fredde, tranquille, invitali. Andre Carta, ciao fratello. Ciao Andrea Carte, comportati bene, se no ti faccio uscire. Eh? State calmo, non scrivere più di tanto e tu lo sai perché. Frank dice, fratello, settimana prossima parto per il Brasile. Devo installare una coltivazione di lattuga e io pregherò per te, fratello Fred, che tutto quello che farai, che seminerai, produrrà al 100%, fratello. Coraggio. Ok, fratello, continua quello che il Signore ti ha messo nel cuore. Ok, Andrea Carta, se ti comporti bene, ti perdono. Sempre se ti comporti bene, sai cosa devi fare, vero? Per comportarti bene? Lo sai? Vai nel mio sito, c'è un IBAN diverso adesso. Fai quello che devi fare, mi scrivi che lo vuoi fare e ti libero da WhatsApp. Fai la foto e me la mandi. E non mi dire più quello che mi hai detto prima. Antonietta dice certo. Grazie mille. Prego, sorella. Antonietta Romanelli dice buona serata a tutti, gloria a Dio. Antonietta, dacci l'amicizia alla sorella Francesca Catter, che lei fra poco sale lassù e ti manda tante benedizioni. Antonietta Romanelli dice gloria a Dio onnipotente, amen. Buona serata a tutti, Oca Rosita. Gloria a Dio e buona serata a te, Oca Rosita. Ciao
Dio ti benedica, grazie di questi cuori in tecnicolore. Gloria a Dio. A Eliana Spengler ti sto invitando nella Live Cam. Se hai tempo sali, amore. Gloria a Dio. Alleluia. Signore, ti prego, benedici tutta la live, Signore. Grazie, Signore, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che stasera emani tanta benedizione a tutti. Gloria a te, Signore. Alleluia. E così, mentre l'uomo comprende ciò che Dio dice in Esodo capitolo 20, dice queste cose. State attenti. Non ti prostrare davanti a questi dèi. E non li servire. Che cosa fa il Papa? I vescovi, i preti, che cosa fanno? Loro non sono degni di benedire le persone. Invece di aiutarli, li mandano davanti alla statua. E gli dicono, vai davanti a Maria, alla Madonna, e gli dici 10 Padre Nostro, 10 Ave Maria, 10 Atto di Dolore, e ci dici magari la preghiera ai morti. I morti non si pregano. È vietato dalla parola di Dio pregare per i morti, perché mentre noi preghiamo per i morti, loro vengono disturbati da noi. Avete capito? Qui è vietato nella parola di Dio comunicare e pregare per i defunti. Quando volete voi avere una comunicazione con loro, venitemi a trovare, vi farò sdoppiare con il vostro spirito e andrete direttamente lassù a parlargli, voi con il vostro spirito, non che loro devono venire qua. Non bisogna disturbare a loro. Noi ci dobbiamo disturbare. Andare a comunicare con Dio, con Gesù, con gli angeli, con i santi e con tutti quelli che sono lassù. Avete capito? È scritto nella parola di Dio. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e io vi ristorerò. Con che cosa? Con il suo amore, con la sua pace, con la sua gioia, con la sua felicità. Avete capito? E che fanno questi preti? Non solo che fanno peccare, si fanno pagare una messa per un defunto 50 euro. E sono pochi, dicono, perché non si riescono a pagare la corrente delle lampadine che accendono dentro la chiesa, 50 euro.
La sorella Antonietta Romanelli scrive: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Amen. Vedete, la sorella Antonietta Romanelli è cambiata. Stasera stesso lei ha trovato la pace perché ho profetizzato per lei. Non vuoi trovare anche tu la pace? Chiamami. Domani, stasera, quando vuoi, chiamami. Vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Fai un'offerta. Non è che io ho bisogno dell'offerta vostra, io non ho bisogno dell'offerta vostra. Tutto quello che metterete in questo IBAN bancario, ciao amore. Ciao Eliana, ti saluto, amore mio. Sali nella webcam qui, se ce la fai. Più tardi, quando finiamo, ieri sera ti ho chiamato e forse dormivi. Purtroppo ho finito tardi ieri sera, devi scusarmi. Se finirò prima stasera, se sei sveglia, vorrei pregare anche per te. Intanto prego adesso, se a volte devi fare mattinata, domani devi andare a lavorare. Padre Santo, nel nome santo del tuo figliolo, desidero pregare non solo per Eliana Spenger Brasil, per lei, per la sua vita, per la sua famiglia, per il lavoro che sta facendo duro, che possa ricevere tanta benedizione, Padre, anche in altre vie, sullo spirito, sull'amore. Facci incontrare, Padre, un uomo che l'ama con tutto il cuore, un uomo che possa formare una famiglia, che lei possa essere la donna più felice del mondo. Grazie, buon Padre Celeste, che non abbia nessun problema, che possa ritornare veramente nella libertà dei sensi spirituali e materiale. Signore, soprattutto ricompensala anche finanziariamente, Padre, perché ultimamente mi ha detto che non può dare l'offerta a motivo che guadagna poco. Padre, fai che possa diventare la donna più ricca del mondo. Ti ringrazio, Padre. E ancora voglio pregare per Francesca Carter, che ancora possa diventare la donna più ricca del mondo, anche lei, e possa aiutare tutta la sua discendenza, che sono tanti. E la sua discendenza sono gente purtroppo ancora rimasti un poco nella scarsitudine, come me, povero me. Sono ancora un uomo scarso. Però il Signore mi ha promesso che mi fa diventare l'uomo più ricco del mondo. Ma non perché l'ho voluto io, perché ho trovato grazia ai suoi occhi, ho trovato grazia al suo cuore. A volte gli dico: papà, ma cosa hai visto in me? Certe volte, mentre lui è qui che parla, io non ci sono, come se dormissi, come se fossi in altre vie, in altri posti. E quando mi apro gli occhi dico: ma cos'è successo? E i primi giorni mi spaventavo, poi piano piano ci ho fatto abitudine. Adesso non mi spavento più,
perché lui mi diceva sempre: figlio mio, non aver paura, lascia che io parli, ti spianerò la via. Ciao, di mico immacolata, amore mio. Con il succhietto te lo faccio, guarda. Quando sei bella, di mico immacolata, diventerai la stella del mattino. Tutti ti porteranno rispetto, di mico immacolata. Però mi deve fare piacere, sia tu che tutti, non dovete mai innalzarvi troppo per quello che state per ricevere. Dovete sempre essere umili, mai mondarvi la testa, perché nel momento che vi monderete la testa, cadrete in basso. Questo sta il segreto di Dio e di Gesù. Giusi ci scrive: buonasera, una faccina, un emocone che mi piace. Ciao Giusi, ti voglio bene. Che bella foto che hai. Posso chiamarti amore mio? Giusi ci scrivimi se mi dai il consenso. Sappi che ti chiamo amore mio nel Signore. Sentiti onorata di questo amore, perché sarà un amore eterno. E Padre, ti prego per di mico immacolata, benedicila. Aiutala, sostienila e portala avanti, Signore. Benedici ancora i suoi figli, benedici suo marito, come hai benedetto mia moglie. Da ieri mia moglie è un'altra donna. Giusi, diciamo, adoro Dio, lo prego, mi ha mandato un cuore. Grazie mille, dice Giusi. Amore, te lo posso mandare con il succhietto? Gloria a Dio. Ho trovato una sorella che ama e adora Dio e lo prega. Mi posso sentire onorato. Grazie, sorella Giusi C. Tu non sai quanto mi hai fatto felice stasera con queste parole che mi hai scritto. Stasera posso essere onorato. Di mico immacolato dice amen, preghiera per mia cognata, subito amore mio. Però fammi chiamare domani mattina, per favore, dalle 8 in poi, perché poi devo uscire, perché adesso devo svuotare questo appartamento e lo devo pitturare. Devo pitturare tutto l'appartamento e sono un pochettino impegnato. Fammi chiamare di mattina. Se a volte ritarda e non rispondo, mi richiama di nuovo. Se è possibile, dacci il numero di WhatsApp, che mi chiama in WhatsApp e scriva: sono la cognata di Dimico Immacolata. Oppure fai insieme con te, con il tuo telefono, una chiamata insieme. Va bene? E me la presenti. Padre Santo, nel nome santo del tuo figliolo, vogliamo pregare tutti insieme per la cognata di Dimico Immacolata. Lei è molto sofferente. Benedicile, Padre, la cognata di Dimico Immacolata, che stasera possa riprendersi da qualsiasi problema che ha, da qualsiasi malattia, da qualsiasi sofferenza, Padre, che possa essere aiutata da te e possa trovare la gioia di vivere.
Amen. Sorella Francesca, preparati anche in preghiera la cognata di Nemico Immacolato. Prendi un bigliettino e scrivetelo. Va bene? Scrivetelo perché ti sfuggono questi nomi. Che io finisco questa cosa che ancora devo dire. Come faccio a scrivere? Allora tienilo in mente, va bene? Altrimenti poi ti ripeto io. Ma vedrai che tu, presto tu sarai una maestra di scrivere e di leggere, perché ti aprirò quel canale chiuso. Padre, ti prego per la cognata di Mico Immacolata, che domani mi chiameranno, in un modo o nell'altro fallo di Mico Immacolata. Te l'ho detto diverse volte di farmi chiamare. Non guardare l'offerta. Se non può, non ti preoccupare. Quando potrà me la manderà. Ma chiamami domani. Chiamami con il tuo numero, mentre sei con tua cognata, se puoi, o altrimenti mi fai chiamare da lei condividendo il mio numero e mi scrive che è la cognata tua. E padre, ti prego, dagli la forza alla cognata di chiamarmi. Te lo chiedo nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Nel frattempo, padre, benedicela questa notte, falla riposare e domani sia senza nessun pensiero negativo. Qualunque cosa, qualunque, ansia, depressione, qualunque cosa, anche che siano malattie infettive, qualsiasi tipo che sono, digli, telefonaci a tua cognata che se ci sono infezioni interne, beve l'acqua bollita. Qualsiasi infezione che ci sia, qualsiasi. Se ci sono problemi di paralisi o altre cose, deve stare tranquilla che uscirà fuori. Appena gli farò buttare tutti i peccati, lei camminerà, se ci sono paralisi. Va bene? Nemico Immacolata, provaci, amore. Fallo per tua cognata. E qui, ritornando alla parola, che dice: non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Dio è un Dio geloso. Ciao Laura, ti salvo. Ti voglio bene, amore mio. Samantha Rossi. Ti amo. Giulio Anna dice: ciao, ho sparato a tutte le statue in casa, adesso puoi fare un rito. Noi non facciamo riti, Giulio. Io invece ti faccio uscire per cancellare quello che hai scritto. Se puoi entrare fra 5 minuti, entra e comportati bene. Noi non siamo satanici, non facciamo riti satanici. Hai sbagliato. Ti silenzio per 5 minuti. Entri se vuoi, comportati bene. Noi non facciamo riti, noi facciamo solo preghiere al Dio vivente, onnisciente. Chi vuole dei riti satanici, in TikTok ci sono i satanisti. Basta che scrivete satanisti, subito li incontrate. E quando entrate in quella sezione non uscirete mai più. Gloria a Dio. Bene, qui dice che questo Dio è un Dio geloso e chi si prostra davanti a queste statue, lui li punisce. Dice: io sono tuo Dio,
Sono un Dio geloso e punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. In sostanza, questo Dio, in questi 10 comandamenti, punisce i padri e i figli fino alla terza e alla quarta generazione. Vuol dire che tutti quelli che si prostrano davanti a queste immagini sono fregati, loro e tutti i suoi figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Cosa vuol dire? Che quando nasce il primo figlio, anche che voi dite: ma io non sono sposato, non ho figli, questa maledizione entra dentro il vostro DNA, e quando producerete un figlio con la donna che conoscerete, sarà contaminato da questa maledizione di Dio. In sostanza, il vostro primo figlio sarà maledetto e sarà maledetto la progenie di vostro figlio. E tutti i figli della progenie di vostro figlio, la seconda progenie sarà maledetta, e tutti i figli della seconda progenie. Se avrà 10 figli, tutti quei 10 figli sono maledetti. Poi tutti questi 10 figli che avranno altri figli saranno maledetti della terza progenie. Se avranno 10 figli o 15 figli che non ce l'ha nessuno, mia madre buonanima ne ha avuto 18, vivi e morti. Amen. Ora, una donna non può avere neanche 2 figli perché sono troppi. Quando ce n'è uno sembra poco, due comincia a navigare, e terzo già comincia a essere superfluo. E presto, se ancora dureremo in questo mondo, forse non riusciamo a mantenere i figli perché non c'è più cibo per i bambini e neanche per i padri e per le madri. Perché? Perché vi siete allontanati da Dio. Dio vi sta lasciando a zero. Perché almeno comprenderete dove avete sbagliato e chiedete perdono a Dio. E qui dice che maledice tutta questa generazione fino alla quarta generazione, e dice nel sesto versetto: e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Mi fermo qui perché sennò andiamo troppo avanti e dobbiamo parlare di altre cose. Adesso la sorella Francesca è preparata per una preghiera che viene da lassù, perché la sorella è stata benedetta in questi giorni, come voi sarete benedetti se mi chiamerete, identica a lei, o magari meglio di lei. Niente di strano. Dio non fa differenza, perché usa bontà per tutti quelli che lo amano e lo cercano. Prego, sorella Francesca, prega principalmente per la cognata di Immacolata Verdicchio e poi per tutti gli altri. Vai. Padre Santissimo, questa sera ti metto davanti la cognata di Immacolata. Io la conosci meglio di me, Padre Santissimo. La metto avanti il piano della tua grazia, Padre. Benedico grandemente, Padre. Apri il dito, Padre. Apri il cuore, Padre Santissimo. Sogni la tua lingua affinché proclama il tuo nome, affinché arriva a dire: grazie, Padre mio, per quello che tu stai facendo sul mio corpo. Io non so che cosa ha di quella donna, ma tu, Padre, lo sai. Che ti ha comitato a bloccare. Ti voglio mettere davanti tutte le persone che sono questa sera in te. Voglio mettere davanti fratello Angelo, che Dio lo può benedire grandemente. Lui, suo amore, e i suoi figli, i suoi nipoti. Il Signore
l'idea, tutte le cose necessarie, più grande il suo cuore, tutti i suoi progetti, il suo lavoro, l'amore che ha dentro per i malati, per quelli che hanno bisogno, che li cercano, se lo cerca, ti prego di benedirlo grandemente, Padre. Rinforza, Padre, il suo corpo, rinforza il suo cervello, rinforza tutto di quello che lui ha bisogno, Padre. Tu lo conosci meglio del mio angelo. Padre, ti metto davanti tutte le persone bisognose, Padre, tantissimo. Mi metto davanti malati, Padre, carcerati, bambini piccolini, Padre, che stanno morendo, e nonne, donne. Sono delle triste. Mi sono in carrozzella, padre. Mi metto davanti mia nipote, padre. Arriva a 10 anni, ha preso la scossa elettrica, è ancora in carrozzella adesso, ha 40 anni, si chiama Jenny. La metto davanti Amen. la grazia del tuo trono, padre. La grande mente, padre, che è la sorella di Giancarlo. Amen. Benedetto, aiuta mia nipote. Signore, tu vuoi mettere davanti Jennifer, che è la bambina di mio nipote, che ha 5 anni, artistica, padre, una bambina bellissima, padre. Tu la conosci, quella bimba, padre. Prego, di aiutarti. Perché non parlare con la bimba che non parla, che butta fuori mamma, papà, che mio nipote, che quello sta aspettando 5 anni sentire quella parola, papà. Ma non ancora avuto, padre, ti prego, fa che mio nipote può dire quella parola attraverso il tuo figliolo, padre Gesù. Ti prego, fratello, aiuta quella bimba, padre santissimo. E la metto davanti al trono della tua grazia, padre, che solo tu la puoi vedere, padre, solo tu la puoi lavare, padre. Ti metto davanti sua madre, padre, che lontana dalla chiesa, padre. Mi comporto male, non aiuta la padre mio, nei confronti di mio nipote. Mamma in chiesa, non prega, non ha pace, non ha niente dentro di lei, padre. Io la sento, io la vedo, ma non è più. Questa ragazza non ha amore, non ha affetto con il bimbo, né con i primi, né con i secondi, che ha lasciato due. Maledetto, li vorrei rivedere. E io ho fatto di tutto, ho parlato con il parroco, che è questo padre che conosce la sua ex suocera che aveva. E ho parlato di tutto, l'ho fatto parlare dopo tanto, tanti anni, purtroppo, della mia gente. Ho parlato con la figlia, una mia cugina che abita a Parigi, e io ho parlato, ne ho parlato no, subito, la felicità di questa donna, che è 7 anni che non vedi più bimbi, che la lasciati là con la tua ex suocera, ma adesso è tutto per rinnovarle, per riaffermarle a quelli sui primi. Mio ti prego, te la metto davanti, padre mio, non la vedo questa ragazza, padre giovane, 28 anni, padre mio, accompagnato con mio nipote che ha 7 anni, ha avuto questa bimba che è autistica, padre. Ti prego, dare la pace e la gioia che tu hai nel suo cuore, padre, non è felice, padre. A volte vive, a volte piange, a volte è felice, a volte lascia il mio nipote se ne va, poi scappa, prima ancora indietro. E lui è sempre pronto a prendere la morte da quella bambina, perché non c'è quella bambina, è una bambina bellissima, ma una bambina che non comprende il male, non comprende niente, perché lei c'è il balcone, abitano al quinto piano, e lui deve tenere tutte le finestre, tapparelle chiuse, perché lei si butta, non capisce, è un mondo per colpo suo, padre. Dagli il tuo mondo, Padre Santissimo, dagli la tua luce, Padre, dagli la tua gioia con la Bibbia, Padre, che è molto bella, intelligente, solo che non comprende niente quello che stai facendo. E per questo cammino tutti i miei nipoti, Padre, te lo metto davanti, Francesco, Padre, ti metto davanti il compagno che si chiama Abra, Padre, ti prego di benedirmi questa sera, Padre, e ancora ti metto davanti Alberto, che è stato aperto in tombola proprio 3 giorni fa. E prego, padre, entra in casa sua, mi sto prendendo un'occhiata, e ci ho portato una mano addosso, da lontano, e dopo 3-4
allora, ma io non mi sono accorta di anche una parola di quello che stavo dicendo a lui, che avevo gli occhi chiusi. Mi ha Amen. fatto un bastone, mi faceva male la schiena, ce l'ho fatto fare. Dopo un po' che ho sentito il male, ma questo è tutto dovuto all'amore e alla grazia che il Signore mi ha donato attraverso Angelo Piccone. Quello Amen. che lo faccio per gli altri che hanno bisogno, Gloria a sempre con Dio. l'amore, con la forza di Dio e con l'amore di Piccone. Gloria a Dio. Ho fatto fare, gli è passato questo male che è stato appena uscito dall'ospedale. Il giorno prima, uscito io subito, il giorno dopo perché dovevo fare, non potevo andare subito. Però ci ho fatto fare, ci ho detto alla moglie che le fa l'acqua bollita, ci ho detto alla moglie che le fa le tisane, ci ho detto alla moglie che deve fare l'alcol, passa tutto il corpo. Io ce l'ho detto, io tutti le volte che lo vedo mi dico, però sulla Bibbia c'è scritto anche andare da terra in porci, nella tempesta, se non comprendono le cose belle che ti dico che mi avevano portate delle persone, che si chiama Amen. Cristo, si chiama Gesù. Si chiama Angelo, che lui mi ha insegnato tante cose per l'amore di Dio. Ma se tu non comprendi, io non posso fare niente. Io, chiamo Francesca, non sono una santa. Io faccio quello che sento nel cuore di dire alle persone che hanno bisogno e continuo e persevererò sempre a dirglielo. Se la comprendo, va bene. E poi dopo inizio a perdere, anch'io ho bisogno di rivedermi, anch'io ho bisogno di trovare un po' di pace dentro di questo testo, di concentrarmi e pregare di più il mio Signore. E di chiedere più di verità che mi dà a me, così affinché posso aiutare ancora di più le persone che hanno bisogno, perché io chiedo sempre, Padre, dammi la forza, Padre, dammi, Padre, tutte le cose che io non posso comprendere, fammi capire, Padre, affinché posso aiutare chi ha bisogno. Voglio servire, Padre, voglio essere tuo figlio, Padre, per sempre, perché io lo so che tu mi vuoi. Affinché io possa aiutare le persone che hanno bisogno, affinché vengano incontro. Infatti, da quanto alcune anche io in depressione sono stata 11 mesi come una morta, e stavo a stare senza bere un bicchiere d'acqua, un cracker al giorno, bevo 7, 8, 10, 20 al giorno, per la depressione, anzi, per due gocce insieme, non sapevo di essere al mondo. Io non sapevo cosa voglio dire mangiare, per me era soltanto buio e terrore. Vedevo il morto soltanto giorno per giorno, ma non come un albero cresciuto, come un senza acqua. Da quando ho conosciuto Angelo, non lo so come è stato, il Signore mi ha indicato, mi ha illuminato Gesù, ho cliccato e l'ho trovato sul telefono. Questo uomo che si chiama Angelo Piccone, ho detto che questa persona, ho provato, è la prima volta che l'ho incontrato. Contratto, dico contratto per farci capire che l'ho conosciuto, cioè, non ce la facevo stare dritta, stavo malissimo, nelle mani, ero in casa di mia figlia, non ero in casa mia. E poi per 5 giorni, sai che sono in casa mia. E parlare con l'angelo, Angelo, non sa sapere che cosa dico. E diceva che mi faceva male, stavo male, gli ho detto tutto. Mi ha fatto fare il legno, mi ha fatto fare il bastone. Dopo 5 minuti sono andata al bagno. E io non era di molto che non andavo, perché senza mangiare, senza bere, una persona come può andare al bagno? Sono andata al bagno, poi li ho continuato a parlare con lui. Dopo ho lasciato perdere, ma non perché non volevo sentire lui, ho lasciato perdere perché io ero morta, ero nel buio, nell'oscurità. E ancora bevevo. Ancora fumavo tanto, stavo male, bevevo, più bevevo, più non mi obbligavo, e più bevevo gocce, bevevo pastiglie, niente, non ce la facevo neanche dormire, solo buio, vedevo mia madre, vedevo mio padre, ma no, è il nemico che mi faceva vedere i miei, per farmi soffrire, io lo sapevo dentro di me, che era il nemico, che mi faceva vedere il mio fratello morto, mia mamma, e mia gente che non c'è più, per farmi patire di più di quello che stavo soffrendo, mi voleva uccidere proprio. Ma ringraziato Gesù Cristo, il Padre mio, il Padre Celeste, il mio Gesù, fratello, ho trovato Angelo, mi ha aperto questa finestra, mi ha fatto entrare il sole dentro nel mio cuore, mi ha dato la pace, mi ha dato la gioia. E fino ad ora,
io ho cominciato ancora con Piccone parlare, 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 e un po' di giorni fa, così ho fatto. Ho preso il prestato perché ero in casa e ho spaccato tutto, immagini, foto, tutto quello che avevo spaccato tutti quanti. E la mattina l'ho buttato nel bidone della pattumiera giù sotto a casa mia. Ho detto basta, andremo a rimettere il mio figlio a casa. Perché io ho fatto fare la Chiesa Cattolica, ho fatto fare il Medjugorje, sono andato da Padre Pio. Io non li volevo discriminare, perché loro abbiano il suo valore. Ma adesso sono persone che sono morte. Ma io voglio lottare una cosa che sia vivente, che si chiama Gesù Cristo. Questa è la forza. Questo è l'amore che lui ti dà dentro del cuore, il nostro papà e il suo figlio, il nostro fratello Gesù. L'amore vero lo combatte in lui. E mi sento una donna diversa, mi sento una donna felice, non bevo più pastiglie. E mi sa che sono addormentata senza berle. Oggi non ho bevuto le gocce. Oggi ho fumato poco, ho mangiato un mezzo bicchiere di vino, ho bevuto l'acqua.